Cara gentili telespettatori, il nuovo appuntamento. Per questo che noi investiamo molte risorse. Ma c'è da dire che collaborate anche con un'azienda tedesca e qui avete tipologie di rifiuti che si avviano ciascuno alla propria filiera. Ovviamente l'Italia per noi è sempre il nostro paese, quindi anche di fare ricerca sui piatti che sono. E questo ha cambiato anche il volto di un'azienda. E questo ci consente anche di fare ricerca che si avviano ciascuno alla propria filiera. Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento di Made in Italy. Questa sera parliamo di moda, parliamo di genio italiano e di internazionalizzazione, tutti temi importantissimi con cui andremo a sviluppare appunto attraverso la voce dei nostri ospiti. Lorenzo Boglione, cerchiamo subito di capire voi di cosa vi occupate, cerchiamo di presentare la vostra attività ai nostri telespettatori. BasicNet è un'azienda che noi definiamo un network di imprenditori, quindi noi gestiamo come BasicNet un network gigantesco a livello mondiale di imprenditori, alcuni producono, alcuni vendono, noi gestiamo tutta la parte di intangible, quindi tutto il processo informativo e la parte creativa, quindi noi possediamo dei marchi che sviluppiamo, cerchiamo di rilanciare e utilizziamo un network di imprenditori internazionali per appunto portare questi prodotti sui mercati. Ecco, voi di fatto siete presenti in 120 paesi nel mondo, come cercate di promuovere i vostri marchi all'estero? Ci arriviamo proprio attraverso degli imprenditori locali, quindi noi non abbiamo delle filiali in Giappone, in Germania, in Francia e negli Stati Uniti, ma abbiamo degli imprenditori locali che hanno un commitment nei nostri confronti di sviluppare, vendere e investire sui nostri marchi in questi paesi e spesso funziona abbastanza bene. Ecco, come sta andando il mercato? Ma direi che va decisamente bene. Noi abbiamo iniziato nel 94 con un marchio che è K, che è quello che oggi è ancora più importante a livello di fatturato per la nostra azienda. Questo marchio ha fatto una crescita molto importante nei primi 15 anni e oggi ha una crescita sempre stabile ma meno importante. Abbiamo due marchi che abbiamo comprato a metà tra 2005 e 2006. Questi due marchi sono Superga e Kiwe, che oggi stanno invece facendo delle crescite veramente molto importanti, a doppia cifra da diversi anni, stiamo crescendo in tutti i mercati del mondo e quindi le cose vanno abbastanza bene. Volevo subito far intervenire Lorenzo Boglione. Ecco, si parla tanto di qualità, quanto è importante la qualità oggi per emergere soprattutto nei mercati più difficili all'estero? La qualità, secondo me, è fondamentale, secondo noi come azienda è fondamentale. È fondamentale però uno standard di qualità, cioè bisogna essere capaci a vendere sempre la stessa qualità. Non è importante vendere un giorno una qualità altissima e il giorno successivo un po' più bassa e il giorno dopo ancora più alta di prima. È molto importante riuscire a consegnare sempre uno standard di qualità elevato. Questo permette ai tuoi clienti di percepirti sempre nello stesso modo e anche in relazione con il prezzo e quindi riuscire a percepire il marchio o il prodotto in un modo corretto. Quindi fondamentale il rapporto qualità-prezzo e lo standard di qualità. Ecco, avete in mente qualche progetto interessante per il futuro? Con riferimento alla qualità o in generale sulla vostra attività? Diciamo che progetti nuovi ce ne sono sempre, abbiamo due marchi che stanno crescendo e si stanno evolvendo tutti i giorni, che sono Superga e Kiwi. Ci sono tantissime aperture di nuovi negozi monomarca in giro per il mondo, nuovi paesi che stanno entrando nelle fila dei nostri distributori licenziatari, anche lì in quasi tutti i continenti, quindi al momento questi sono i nostri progetti più importanti. Poi sullo specifico marchio ci sono tante cose nuove che avvengono tutti i giorni, ma è difficile dirli prima che avvengano, evidentemente. Lorenzo Boglione, questi punti sarebbero tutti fondamentali, ovviamente, ma secondo te qual è quello più importante? Dipende secondo me anche molto dal settore in cui si lavora, perché se si lavora con la pubblica amministrazione è chiaro che avere un credito e poter essere più flessibili aiuterebbe molto. Le stesse domande a tutti gli imprenditori che vengono qui. Quindi se la devo guardare dal mio punto di vista, dal punto di vista di BasicNet, di sicuro la diminuzione sulle tasse del lavoro renderebbe più facile tantissime cose,
non ultima, la possibilità di attrarre dei talenti o comunque dei giovani con delle capacità medie superiori a quelle che oggi possiamo permetterci, perché in altri paesi è molto più facile assumere delle persone e dargli degli stipendi più competitivi, perché appunto si pagano meno tasse. Chiaramente defiscalizzare gli investimenti diciamo, è anche molto importante. Quindi forse dal nostro punto di vista, che già siamo un'azienda grande, rendere il lavoro più flessibile e meno oneroso dal punto di vista fiscale potrebbe aiutare.